Ciò che attirava le folle in questo villaggio sperduto del Doms durante la vita del santo curato d'Ars era il venire a ricevere il perdono di Dio nella confessione sacramentale. Un giorno a Notre Dame, un ascoltatore si avvicinò ad un sacerdote, grande oratore, che aveva appena terminata la sua omelia per dirgli: «Magnifico, magnifico! La gente si era arrampicata perfino sui confessionali ad ascoltarla». Stava hasta subida encima de los confesionarios oyéndote. E lui, che era un uomo umile, anche se brillante, disse: «Sì, io li faccio salire sul confessionale, ma il santo curato d'Ars ve li fa entrare». Pero el santo cura de Ars los mete dentro. Ci sono due momenti in cui il sacerdote è insostituibile. Possiamo essere sostituiti in tante cose, però ce ne sono due in cui non è possibile: la celebrazione dell'Eucaristia e il perdono dei peccati. Uno degli aspetti più importanti. Uno degli aspetti più importanti della mia vita come sacerdote è la confessione, nella quale sperimento in modo tangibile l'azione dello Spirito Santo che consola, che purifica, che lava. Le foule de pénitents. Le folle di penitenti che, quando era vivo, convergevano ad Ars, erano attratte dalla figura di questo prete come da una calamita, perché sapevano che, confessandosi da Giovanni Maria Vannei, andavano alla sorgente della misericordia e quindi del perdono. Il sacerdote ha come ministero principale quello della penitenza, il ministero della confessione. Non è una cosa in più, è qualcosa che appartiene alla stessa essenza del sacerdote. Inoltre, il sacerdozio stesso è precisamente un'esistenza di riconciliazione, di portare il perdono e la misericordia, di rendere presente Cristo, che non è venuto a condannare il mondo, ma a salvarlo, perché il mondo intero possa sperimentare la misericordia divina. A volte che la cola... A volte la coda per confessarsi dal santo curato d'Ars era così lunga che arrivava fuori dalla chiesa e girava intorno ad essa varie volte. Leggeva dentro le coscienze, incoraggiava gli uomini e le donne nei loro doveri, nel compimento dei doveri del loro Stato. Era un uomo che dava un orientamento alle coscienze, liberandole dagli scrupoli, dalla pusillanimità e dalla superbia. Dalla sua vita possiamo apprendere che, al di sopra di tutti i piani pastorali, la fecondità del sacerdozio dipende dall'unione del sacerdote con Cristo, ed egli la cercò attraverso la preghiera e la penitenza. Affinché un sacerdote dia frutti veri, è importante stia molto unito alla vite. Più il sacerdote, per esempio, come San Giovanni Evangelista, ha posato il capo sul cuore di Gesù, ecco, il sacerdote posa il suo capo sulla porticina del tabernacolo, ecco, potremmo dire sui ritmi dell'Eucaristia, e più lì, evidentemente, trova delle risorse assolutamente inaspettate. Ciascun sacerdote, ciascuno di noi, è chiamato a ritrovare sempre l'essenziale della sua vita e del suo ministero, soprattutto in un contesto culturale nel quale si è tentati di stare dietro a molte cose, si è tentati dall'attivismo, insomma di disperdersi in ciò che non è il centro dell'identità del ministero del sacerdote. Il curato d'Ars, con il suo esempio, ci riporta all'essenziale. La sua giornata iniziava sempre con due ore di preghiera. Si metteva in ginocchio davanti al tabernacolo e vi passava due, tre, quattro ore di preghiera, chiedendo al Signore: «Signore, converti la mia parrocchia». La chiave della fedeltà è la preghiera. Il sacerdote è chiamato ad essere un alter Christus, ad essere un altro Cristo, e se non conosce la persona di Cristo non sarà mai efficace, non sarà mai felice, non capirà dov'è il nucleo e il centro di tutto il suo essere, dato che è stato sacramentalmente conformato a Cristo. Gesù era di molta preghiera, il sacerdote anche così deve essere, un uomo di preghiera. L'amore divino cresce come l'amore umano. L'amore divino cresce come l'amore umano. Le persone si cercano, si frequentano, si conoscono e si amano.
Ebbene, allo stesso modo, noi cerchiamo il Signore nel suo Vangelo, nella presenza eucaristica. Stiamo presso il tabernacolo come si sta a fianco della persona che si ama. Era il luogo in cui il curato d'Ars trovava la soluzione a tutti i suoi problemi, nel dialogo con l'amore, con Cristo. Era un innamorato di Cristo. L'amore divino cresce così, frequentandolo, conoscendolo, sempre di più, amandolo. Vorrei ricordare due espressioni del santo curato che sono molto conosciute. Da una parte, là dove i santi passano, Dio passa con loro. E poi anche, il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù. Questa frase del santo curato d'Ars, del fatto che il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù, direi che è una frase non soltanto mistica, ma teologicamente perfetta proprio anche. E l'amore divino è il mistero di Dio che, potremmo dire, è tanto amante, naturalmente sto dicendo un'eresia teologica, ma per farmi capire, è tanto amante da non potercela fare a stare da solo, ecco, insomma, per cui deve partecipare questo amore a tutti gli altri. Il sacerdote, in una società che tende a vivere come se Dio non esistesse, deve dare testimonianza che Dio esiste, che esiste un al di là, che esiste Cristo, che è l'incarnazione di Dio, che per amore si avvicinò tanto agli uomini da farsi il Dio con noi. E questo lo deve manifestare anche nel vestito, nella forma esteriore. L'abito, nella forma esterna di manifestarlo. Che l'abito dice un'appartenenza, l'appartenenza del sacerdote al Signore e alla Chiesa. È per questo che credo che ogni sacerdote dovrebbe portare con gioia il proprio abito, proprio per affermare così il suo appartenere a Gesù e alla sua Chiesa. È inoltre una manifestazione d'amore. Colui che ama non ha paura di manifestare il proprio amore. Io inviterei tutti i miei fratelli nel sacerdozio a non nascondere mai, in nessuna situazione, che sono sacerdoti. Fedeltà di Cristo, fedeltà del sacerdote. La chiave della fedeltà del sacerdote è stare con Cristo. Ecco, è stare con Lui in modo totale. Essendo conscio di una cosa, che l'anima di ogni apostolato è l'intimità divina. You have to be free. Si deve essere liberi per poter essere fedeli. E si deve essere liberi per poter amare. Non si può amare senza libertà. Ecco perché oggi l'amore sacerdotale è così importante. Ma è possibile solo se viviamo la nostra vocazione con una vita di celibato. Oggi si parla molto del celibato sacerdotale come di una cosa negativa, come di una norma puramente disciplinare, e ciò è assolutamente falso. Il celibato non è una legge ecclesiastica, è un'esigenza dell'amore. La legge ecclesiastica è la conseguenza soltanto di questo, perché le leggi sono conseguenze di premesse teologiche e spirituali. È una manifestazione gioiosa dell'amore. È una donazione completa della propria vita, del proprio tempo, dei propri sentimenti, dei propri pensieri a Cristo, con il desiderio di poter dire un giorno, come San Paolo, questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La logica dell'amore divino, dell'amore cristiano, è sempre, sempre per sempre. Priestly celibacy is a gift. Il celibato sacerdotale è un dono, non solo per la Chiesa, ma per il mondo, perché è un segno vivente, in questo mondo che non vorrebbero vivere senza Dio. È un segno d'amore, un segno di attenzione, un segno di cura e di preoccupazione indivisa. È un segno che si apre alla dimensione trascendente. Al mondo non basta che gli si dica ti amo. Il celibato diventa non solo un atto d'amore per il mondo, ma anche un segno di speranza per il mondo.
a sign of hope for the world.